Autunno delicato per la politica ossolana, alle prese con i problemi nell'Unione dei Comuni, ma anche col futuro del CIS. L'Assemblea del Consorzio Servizi Sociali si riunisce stasera a Domodossola per discutere di equilibri di bilancio e assestamento dell'esercizio 2017. Punti delicati, vista la situazione del Consorzio diviso tra chi vuole la sua sopravvivenza e chi spinge per un CIS unico provinciale, argomento che arriverà al pettine nelle prossime settimane. Come noto, Mergozzo, Ornavasso e Premosello se ne sono già andate, confluendo nel CIS Verbano. Vogogna ha già deciso e presto potrebbe lasciare. È la conferma di un'unione di fatto tra i comuni della Bassa Ossola, che viaggiano da soli staccati dal resto dell'Ossola. Alcuni sindaci, soprattutto del Partito Democratico, aspettano di vedere la discussione che sta maturando al tavolo tecnico che deve analizzare i pro e i contro sulla fusione con i CIS del Verbano e del Cuseo. L'altro fronte è l'Unione Montana Valli dell'Ossola, la più grande delle quattro nate dalla morte della comunità montana. Sorte per gestire in modo associato alcune funzioni, le unioni zoppicano. La Valle Ossola è alle prese col disfacimento della Polizia Unica, servizio che era già vedovo di Domodossola che ha deciso di non entrare nell'Unione, ma anche di Crevola d'Ossola che ha preferito far da sé. Poi l'abbandono dei comuni della Bassa Ossola, con Premosello, Vogogna e Ornavasso che faranno da soli con i loro vigili. Ora anche Villa d'Ossola lascia la polizia. L'argomento è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale Villese lunedì prossimo. Un altro segnale che l'Unione, nata male come riforma, prosegue altrettanto, visto che si sfalda uno dei pochi servizi nati con tutte le buone intenzioni.